Benvenuti. Si sente l'audio? Si sente? Sto guardando in diretta. Si sente, Beh, penso che si senta. Poi dovesse succedere qualcosa, ricominciamo da capo. Allora, intanto, benvenuti. Benvenuti, credo che sia l'ottavo e il nono appuntamento che facciamo di questo tipo. Eh, sono molto contento sta avendo un gran bel successo quindi bello bello sono felice sono felice davvero allora eh, vi presento intanto i miei ospiti di stasera sono il mio lievito il mio lievito madre che sto gestendo con una nuova metodica che da poco ho imparato a, a seguire a gestire è molto molto più interessante di quelle che facevo fino a poco tempo fa ed è figlia di un grande papà come metodica e figlia di quella di montanari quindi Stiamo parlando del grande puffo del lievito naturale. E ho avuto la fortuna di conoscerlo, di incontrarlo, e quindi stanno uscendo fuori un sacco di notizie interessantissime che vi riproporrò in un prossimo appuntamento. Quindi sono veramente molto felice. Ora, eh, si sente l'audio? Sì. Okay. La cosa interessante è che l'altro nostro invitato, vedete, La Farina a Due Priori. Che è stata veramente una, un successo che non mi aspettavo, credevo l'avrebbero la, apprezzata e l'avrebbero gradita solo poche persone, in realtà sta funzionando alla Alessandra grande. Ok, grazie Alessandra. Quindi sono molto contento, è una bella farina, ci stanno dando grandi soddisfazioni, quindi facciamo delle cose senza nessuna... Difficoltà veramente di soddisfazione mi piace tutto, dalla, dal nome all'etichetta, ai contenuti, alle prestazioni. Questa Farina è una cosa bellissima, quindi contento, contento. Che faremo stasera? Questa sera abbiamo eh, ricevuto una tempesta di domande e a queste domande io intendo eh, rispondere, però non prima di avervi ulteriormente ringraziato per tutta la stagione che abbiamo fatto finora. Era una stagione, come dire, un po' di prova. Per quello che poteva diventare questo appuntamento, non sapevamo che, 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 che sviluppi potesse avere, e abbiamo avuto belle soddisfazioni. Quindi ci rivedremo a settembre, certamente. Ma questa è l'ultima puntata prima di, una, di un meritato riposo estivo. Eh, siamo indecisi di andare alle Wild Seychelles o oh, a Siponto sul Gargano, e eh, probabilmente è eh, che il Gargano sarà la mia meta, che è comunque è una bella cosa, eh, Quindi me ne vado sul Gargano. io mi saluto fin da ora, vi ringrazio per quelle le vostre benedizioni che mi state mandando, e gli auguri di uno splendido eh, uno splendido clima piovoso. Grazie, grazie, ragazzi. Allora, invece adesso veniamo alle domande. Sono interessanti, molti di voi hanno fatto domande veramente. Eh, fondamentali noi adesso risponderemo a voce e resterà nel video che verrà rimesso su youtube quindi avrete tutte le informazioni in via definitiva ma proveremo anche a rispondere per iscritto a ciascuno quindi avrete anche le risposte nello stesso post dove c'è questa diretta in coda la diretta eh, salto le prime due di chiara perché sono un po' impegnative e le vorrei affrontare mh, diciamo verso la fine di questo incontro e cominciamo a sentire Sharafi Alderon, spero sia presente, Sharafi, Sharafi, Shalafi, mm. o Shalafi, chissà. Perché un impasto per teglia alla romana con idratazione al 75%, il panetto risulta troppo elastico e in un passaggio da stesura a teglia si allunga troppo? Allora, caro Shalafi, o Shalafi che dir si voglia, c'è un piccolo problema di terminologia. Quando l'impasto tu lo passi sulle mani, lo sollevi e ti cola, si appende, si scioglie dappertutto, quello non è un problema, non si chiama fenomeno di elasticità, ma di estrema estensibilità, esagerata. L'elasticità è quando invece torna indietro il panetto, quindi non, quando non riesci a allungarlo, quella è l'elasticità. Quando invece hai un panetto che ti crolla, quella è estensibilità, la capacità di un corpo elastico di allungarsi. Quindi tu hai un eccesso di estensibilità, cosa devi fare? devi incordare di più o barra meglio allora tu ti ricordi che l'abbiamo detto tante volte, il glutine si forma, si forma via via che tu immetti energia nell'impasto quindi le pieghe oppure la l'attività nella, nella tua macchina planetaria o spirale o braccio fante, quello che avrai, comunque tu crei una maglia glutinica. Questa maglia non è eterna, non è fissa, si forma via via che tu lavori e poi quando smetti di lavorare si ferma un pochino e poi piano piano comincia a decrescere. Quello che è successo a te è che o non si è formata abbastanza o è andata troppo avanti nel decrescere, quindi o hai dato poca forza o... L'hai data troppo tempo fa e intanto nel frattempo si è crollata. Quindi tu devi aumentare eh, la forza che dai al tuo panetto. Come la aumenti? Facendo le ripetizioni. Tu sai che facciamo le pieghe e questa, vedi, la tua palletta che si forma diventa bella soda e rassodata. Ma se ti fermi, la lasci ferma 10 minuti. Da così la pallina comincerà a allargarsi e a spiattellarsi. Questo fenomeno è normale, del tutto normale. Lo contrastiamo per farla durare un po' di più. Lo contrastiamo ripetendo due o anche tre volte questa formatura fatta con le pieghe. Quindi piega, 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 pausa, piega, pausa, piega, pirla. Non è una parolaccia, ma è eh, un'attività che devi fare di pirlatura dell'impasto. Quando hai fatto queste tre. Attività, vedrai che il tuo panetto reggerà molto meglio. Se già fai questo e lo stesso ti cola, vuol dire che hai aspettato troppo tempo. Tieni conto che in un pane... al 75% una struttura con una farina di discreta forza, diciamo 3, 3 30, ti dura due ore, non di più. Se tu la vai a prendere dopo 3 o 4 ore, chiaramente ti colerà dappertutto. Ok? Troppo rilassata. Sempre Shalafi mi dice: come, fa... come capisco che un panetto è pronto per la stesura? La farei sia a napoletana che per te". Il panetto per Napoletano è pronto per la stesura quando raggiunge 1,5 volte il suo volume. Le prime volte non saprai quant'è, quindi fai le foto prima e dopo nei confronti e vedi quanto è cresciuto. Se dovessi avere difficoltà, fatti la spia. Cilindro graduato, metti l'impasto al momento in cui fai. Eh, inizia la lievitazione del panetto e vedi quando l'impasto fa una volta, virgola 5. Anche il tuo panetto sarà una volta, virgola 5 e avrai con questo trucchetto le prime volte ti aiuta, poi ne farai a meno, prenderai più occhio. Per la teglia, allora per la teglia, se hai data la corretta incordatura, devi arrivare a raddoppiare il panetto nell'arco di due ore, ma anche meno, un'ora e mezza barra due. Se l'arco di un'ora e mezza barra due è raggiunto, te ne accorgi perché la tua pallina vista nella scatola, in, in, diciamo, di traverso, vedrai la forma del panetto leggermente bombato. Quando il panetto sarà ancora leggermente bombato, vuol dire che avrà ancora una buona maglia, regge la spinta e si bomba. Quando invece la spinta non la regge più, la maglia cede, allora lui si spiattellerà quando sta così perso il panetto poi ci sono sistemi per riprenderlo ma ne parleremo in un'altra occasione quindi napoletana 1,5 teglia due volte e vedi deve avere il panetto bombato massimo due ore farei io 2,5 se hai una buona capacità manuale di formatura e una farina molto forte come capisco che posso fare lo staglio o come capisco quando fermare la puntata allora dipende anche qui napoletana e teglia eh, fondamentalmente non c'è un modo preciso, una, un momento preciso, obbligato. Si tende a farlo anche qui per la napoletana una volta e mezza. Per la teglia addirittura non, è, non si fa neanche obbligatoriamente, quindi non sei neanche eh, diciamo, tenuto a calcolarla precisamente. Ti regoli un po' in base a, a delle esperienze che hai maturato, in base alla tua capacità di sviluppare queste attività per la teglia per la napoletana è più facile 1,5 volte e non puoi sbagliare la situazione è semplice per la teglia dovrebbe essere il raddoppio anche lì però ti dico un raddoppio in prima battuta in, e poi un secondo raddoppio nella, mh, dopo lo staglio eh, forse diventa un po troppo quindi io scenderei un pochino a 1,5 per la puntata sempre shalafi. a shalafi eh. Temperatura di chiusura dell'impasto questo dipende da che ci devi fare. Se devi andare, per esempio, la pala del priore ti ricordi, non so se l'hai mai fatta. Quella una volta che tu finisci lavorava, lavoro va già in lievitazione a 26 gradi. Quindi se tu la finisci a 26-27 gradi, l'aiuti perché ti trovi con l'impasto già a temperatura idonea per andare nella. Nella cella, quindi si mantiene la temperatura, hai dato un aiuto al raggiungimento della temperatura perché altrimenti da un punto di vista di dell economia, della, della termodinamica, chiaramente avrai un po' di difficoltà a raggiungere la temperatura, ci vorranno celle e tempo. Ma se tu devi andare in frigo, allora non è opportuno che tu riscaldi troppo l'impasto, se ti fermi a 23-25 ⁇ gradi è anche meglio perché dopo, subito dopo devi andare in frigo, devi fermare rapidamente la tua. Lievitazione, ma questo dipende da chi ti ha fatto la ricetta perché ogni ricetta richiede una tempistica, richiede una, un procedimento, l'attraversamento di una serie di fasi. Se una ricetta ti dice eh, chiudi l'impasto a 26 gradi e tu lo chiudi a 23, avrai un rallentamento della lievitazione rispetto a quello che l'autore ha. Aveva calcolato, quindi creerai qualche problema, ma non c'è una regola precisa: questo è fondamentale. L'unica regola precisa è sopra i 30 gradi sgrani la maglia glutinica e distruggi l'impasto. Quindi 30 gradi per te deve essere una sorta di barriera psicologica che devi cercare in tutti i modi di non superare. Che fare se ti stai avvicinando? Fermi tutto e metti in frigo eh, o se puoi aggiungi acqua di, di freezer, se, poi, se sei ancora in fase di impastamento. Eh, oppure, la peggiore delle ipotesi, ti fai delle bottigliette, visto quella mezzo litro, di acqua minerale ghiacciata in freezer, quindi avrai dei silurotti eh, di, di ghiaccio, dei suppostoni di ghiaccio e tu supposterai il tuo impasto in più punti dell'impasto, lo terrai fermo con eh, queste grandi dosi di acqua ghiacciata che fatalmente abbasseranno la temperatura. Vada bene. La temperatura si deriva dalla fondamentalmente dall'attività l'attività riscaldamento dell'attrito dato dal tipo di macchina, quindi per esempio chi impasta a mano riscalda pochissimo, si dice anche un grado, subito dopo viene la forcella, anche lei riscalda pochissimo, è tutto legato all'attrito, più la macchina genera attrito, più genera calore, ovviamente è fatale. Quindi la, quella a mano poco, poi viene la forcella, un pochino di più, poi la bracciatofante un pochino di più, la planetaria ancora un po' di più, il massimo si riscalda con la spirale, la spirale riscalda tanto ma fondamentalmente il riscaldamento è dato all'atmosfera quindi ragazzi se voi d'estate avete problemi vi chiudete in una stanza col climatizzatore ormai ce l'abbiamo tutti accendete il climatizzatore per quelle due ore che fate tutta la procedura e vedrete che il problema si risolve non è la fine del mondo chiaramente dopo per tenervi al riparo mettete l'impasto al frigo fate una procedura con frigo e siete a posto ok? temperatura di chiusura impasto l'abbiamo risolta Idratazione minima e massima per teglia romana, pala napoletana, napoletana contemporanea e altre che forse dimentico. Caro Scialafi, figlio mio, sei un po' esagerato. Tu chiedi di tutto, di più. Allora, no, minima e massima non ti puoi mettere in questi termini. Eh, te lo dico riassumendo un po'. Per la teglia vai dal 75 fino all'80-85. Alcuni si spingono al 100, ma con utilità pari a zero e complicazione della vita. Per la napoletana, la pala è come la, la teglia. La napoletana ti porti praticamente dal 58 al 63, più o meno è quella, 65 anche. Per la napoletana contemporanea invece vai paro paro con la pizza in teglia, perché la napoletana contemporanea ripercorre tutta la procedura della, della teglia fondamentalmente. Alta idratazione. Altre che dimentichi, sì, che dimentichi, dimentichi la, la tonda romana che è fondamentale. Ed è l'unica che si discosta in maniera notevole: scende fra il, il 60-58-60-62, leggermente più bassa della napoletana. Ok, bene, poi sempre Scialafi, che è sorpresa, ci domanda. Durata dell'impastamento massimo da rispettare. No, vabbè, è troppo vasta questa domanda, perché eh, dipende dal tipo di farina, dalla temperatura che hai intorno, dalla lavorazione che devi fare, dal prodotto che devi realizzare, dalla macchina che stai utilizzando. Non è possibile, è proprio troppa roba, no? è, è veramente tanto, tanto. Marco Musu, potete darmi la, le, le porzioni per fare una pizza, ma una di numero, caro Marco. La pizza è buona anche da soli, anzi, la pizza è come... Vabbè, voglio dire, è buona sempre. Però se la condividi è meglio. Ora, se te la vuoi fare da solo, fai una grande cosa, perché hai una grande capacità di autosufficienza, e questo mi piace molto. Te le scrivo, è inutile che te le detto mh, così, te le scrivo all'interno di un, uh, un piccolo file che ti metterò in risposta su questa, questo post che stiamo facendo. Rachele... Pura domanda: come faccio a capire quando un paniello dopo lo staglio è perfettamente lievitato? Eh, lo capisci perché fai la foto prima, fai la foto dopo e te ne accorgi. Oppure, come ho detto prima, ti fai la tua bella quantità di una piccola quantità di impasto all'interno di un cilindro graduato, ti segni il punto di partenza quando arriva a 1,5 per la napoletana o a 2 per la teglia è perfettamente lievitato. Poi con l'esperienza, diciamo, superi tutto questo molto rapidamente. Okay? Poi, oh, Alessandra Giannini, cara Alessandra, tu mi fai una domanda bellissima. Mi dicono di rallentare. Cara Alessandra, no, mi fai una domanda bella e sono contento perché questa è una di quelle cose che da sempre eh, mi ha assillato. Lei chiede, Alessandra chiede. Ma una biga classica fatta con lievito di birra fresco come fa a sviluppare acidità lattica e acetica? Se sviluppa queste acidità, vuol dire che anche la fermentazione e la lievitazione sono da considerarsi di tipo lattico-acetico, oltre a quella alcolica. Allora, facciamo una premessa per chi non ha competenze sulle tipologie di acidità: le acidità e le lievitazioni sono tre perché dipendono da due tipologie di eh, microorganismi quella biologica, chiamiamola così. Eh, il lievito di birra fresco, il saccharomyces trevisi è un fungo e sviluppa un'acidità alcolica. Lo dico sempre, è facile da ricordare perché il lievito di birra, birra alcol ti sviluppa il sentore proprio di alcol, hai un profumo molto caratteristico e pure molto buono, secondo me, di alcol. Poi però esistono le lievitazioni operate non più dai funghi ma dai eh, i batteri lattici. I batteri lattici hanno due tipi di attività, perché so, poi noi ci complichiamo la vita, non la vogliamo troppo semplice. Comunque i batteri lattici hanno due acidità, sviluppano una lievitazione e un'acidità di tipo lattico, che è la più interessante, perché è quella che dà maggiore profumo ed è quella che dà anche una maggiore acidità, poi ne parleremo e quella di tipo acetico che si ha soprattutto per a carico di certi tipi di, di alcuni di questi batteri e hanno caratteristiche diverse una per esempio l'acidità la, acetica nel lievito naturale porta il lievito fino a un pH basso non inferiore a 4.7 e siccome noi dobbiamo scendere a 4.1 voi sapete come funziona il pH più è alto il numero, da 7 a 14 è basico, da 7 in giù fino a 1 è eh, acetico. acido eh, L'acidità dei batteri che vanno verso l'acetico si può fermare massimo a 4,7, più giù non ci va, ci va ma dopo tanto tempo, solo di pochissimo, quindi diciamo che si ferma a 4,7 per semplificare, sotto a 4,7 deve arrivare fino a 4,1 che è il valore ottimale del nostro lievito naturale. Quindi come ci arriva? Da 4.7 continua a scendere fino a 4.1 e lì è soprattutto merito dell'acidità lattica. È lei che produce questo tipo di acidificazione, è un po' più estrema rispetto a quella acetica. Il rapporto è 1 a 3, quello ordinario, quindi una quantità di profumo di acetico, tre quantità di lattico. Fatta questa premessa che sono sicuro creerà una discreta confusione a chi non ha mai affrontato il mondo del lievito naturale, ma che, per chi lo vede, farà, servirà semplicemente come rinfresco, non del lievito, ma della memoria. <coughs> Veniamo alla domanda di Alessandra, che è veramente molto, molto oculata, molto penetrante, perché dice, scusate, ma se io faccio una, una biga con lievito di birra, ho solo saccharomyces dentro, il che vuol dire alcolica, vi ricordate? Saccharomyces, lievito di birra, Birra, alcol, quindi avremo solo lievitazioni alcoliche, invece no. Hanno fatto degli studi, hanno scoperto che viene sviluppata acidità eh, lattica e viene sviluppata grazie ai lattobacilli. Com'è possibile? Perché i lattobacilli, la risposta che mi hanno dato è, i lattobacilli, vi, vi dico perché, perché non mi ha convinto, eh, ve lo dico già da subito, la risposta, ho, ho fatto la stessa domanda anche, ehm, vabbè lo dico. A una nota ma poco stimata, <ride> professoressa dell'Università di Foggia, e a cui ho chiesto appunto: Ma scusa, ma come fanno questi in poche ore, 16 ore, 12 ore, a svilupparsi l'atto bacilli, l'acidità lattica che dicono che è presente nella bica? Ma che si sente, quando senti l'odore, senti l'odore lattico: Com'è possibile che si sia sviluppata se noi non abbiamo batteri lattici? E lei ha risposto: Perché sono presenti nell'aria e con il tipo di struttura che ha la biga si moltiplicano con estrema velocità, con il risultato che si ha anche il sentore lattico che altrimenti non, in teoria non dovrebbe esserci. Ricordo, abbiamo fatto tutto con il lievito di birra, che è alcolica. Perché ci troviamo la lattica? Riassunto, perché questi si sviluppano, si riproducono come, come garbilli e diventano numericamente tali da poter influenzare anche il sentore dell'acidità. Ora, io vi dico questa risposta mi eh, come dire, mh, convince poco perché obiettivamente, se così fosse, noi il lievito eh, naturale lo avremmo già in casa. Lo facciamo partire con il lievito di birra e dopo due giorni ci abbiamo, lo facciamo rinfrescare, rinfrescare, rinfrescare. Il lievito di birra andrebbe sempre riducendosi grazie all'acidità prodotta dalla, dalla lievitazione lattica e avremmo un lievito naturale in una settimana. Ora, francamente. Mi sembra una soluzione, però sono un po' concordi tutti, quindi devo dire che le mie perplessità sicuramente sono superate. Quindi, cara Alessandra, ti dico anch'io: ho le tue stesse perplessità, ma le hanno risolte gli studiosi. Eh, le hanno risolte dicendo che è tutto merito di questi batteri di, di, diffusi nell'aria, e quindi quello è. Ce li troviamo anche non volendo all'interno degli impasti. E eh, vabbè, affronteremo. Ce ne faremo un'idea. Giovanna Medici dice come gestire prefermenti con 35 gradi. Amica mia, la domanda è perché tu impasti a 35 gradi? <ride> cioè, ti dico, è una cosa veramente notevole. 35 gradi ce l'ho io adesso fuori, sì, ho 36 gradi adesso fuori, ma sto al sole, sto a fine luglio, sto a Roma. Chiaramente fa caldo. 36 gradi fuori si muore. Non puoi avere 36 gradi in casa e non è opportuno panificare con 36 gradi, è veramente qualcosa di suicida, deve avere un climatizzatore o il frigo. Poi i prefermenti a maggior ragione generano ulteriori difficoltà, perché i prefermenti sono biga, polish, pasta di riporto, lievita naturale, sono tutti prefermenti, anche l'autolisi, sono tutti prefermenti che a temperature elevate disgregano la maglia, Diventano super acidi, vanno in sbilanciamento e quindi ti portano tutta una serie di problematiche che non dovresti teoricamente avere. Quindi, io, amica mia, ti consiglio caldamente di non farlo perché il rischio di schiantarti come, eh, come fa abitualmente Leclerc ai Gran Premi è ormai diventato un classico, ma lo avresti anche tu. Quindi, ti consiglio caldamente di lasciar perdere i prefermenti a 35 gradi, ficcati in un ambiente climatizzato come quello dove stiamo adesso. 24 gradi, la vita che sorriderà. Mi dispiace, io sembro ironico, ma non voglio esserlo. Veramente, a 35 gradi non si impasta, eh, ragazzi? Anche perché poi provate a immaginare il forno acceso a 35 gradi, che, che cosa comporta secondo voi? Comporta una cosa pazzesca. Allora, Leo Toscana, io avrei una domanda. In famiglia mi chiedono sempre una pizza napoletana ma croccante. Non la classica fazzoletta, ma che abbia il fondo croccante. Ho provato di tutti, impasti differenti temperature differenti, biscotti refrattari, mai riuscito. Allora, caro Leo, la soluzione è semplice: devi fare la tonda romana. La tonda romana è una sorta di scrocchiarella, è bellissima, ha un'idratazione inferiore. Ti metterò una ricetta, anzi credo che noi potremmo anche forse metterti un video, perché l'abbiamo realizzato col re della tonda romana che è Pino Arletto, Pino Arletto ha collaborato con noi a un corso di Tonda Romana e credo che abbiamo anche messo a punto tutte le informazioni eh, relative a questo prodotto. E ti, Fidati, ha una dignità veramente di alto livello, eh, non ha niente da invidiare rispetto alla napoletana, è un'altra cosa, è meno conosciuta, però capisco i tuoi parenti che preferiscono questa tipologia di pizza, più croccante rispetto alla napoletana che è così soffice e così pieghevole. Quindi aspetta qualche giorno, ma spero già domani ti daremo tutte le informazioni possibili, ok? Allora, Cristina Calamassi ci domanda: come comportarsi con lievito di birra e acqua tenendo ferma la temperatura ambiente al cambiare del V della farina per un impasto di pizza napoletana 24 ore maturato fra TA e TC forno elettrico? E. Se la temperatura resta uguale e cambia solo il V della farina, francamente il lievito di birra lo cambierei pochissimo, eh? lo cambierei proprio poco. Mm. Dipende però, una pizza napoletana, dipende quanto è il cambiamento del V, perché se la modifica del cambiamento del V è da 2,40 a 2,60 non c'è fondamentalmente nessun motivo di fare operazioni di correzione. Anche 2,40 a 2,80 fino a 300 non c'è grande problema. Può esserci un problema se tu sali sopra i 300 in quel caso l'assorbimento del glutine dell'acqua sarà talmente elevato che ti chiuderà la farina con una certa difficoltà e avrai una farina una, un impasto molto asciutto eh, poco soffice Quindi, insomma lì potrebbe essere necessaria aumentare l'acqua eh, però il lievito no non lo cambierei il lievito non, non dovrebbe dipendere almeno per quanto riesca a elaborare io mentalmente non penso proprio che debba cambiare molto se cambia cambia in misura infinitesima diciamo abbastanza trascurabile quindi Cristifo vai tranquilla eh, non esagerare se vai in pizza napoletana 24 ore TATC vai 280 non andare oltre anche 300 lo puoi fare eh, ci sono tanti esempi di farine che mi vengono in mente non voglio citare marche però fai una bella VLV 300 e vai tranquilla senza problemi allora, in una pizza cosa conviene fare? Dice Salvatore Doronzo che mi domanda in una pizza cosa comporta fare autolisi, big e polish? Allora, Sono tre preimpasti sono gli indiretti fondamentalmente big o polish hanno differenze di tipo strutturale alla struttura che offrono che forniscono, che generano nell'impasto la biga sviluppa un'alveolatura molto ampia, una pizza estremamente leggera. Il Polish sviluppa una, un impasto con un alveolatura molto piccola e fitta. L'esempio classico che faccio sempre io è quello fra una pizza in teglia alla romana, in cui la biga è perfetta, buchi grandi, e una baguette, che voi se tagliate ve l'immagine già sapete, ha quella diciamo mollica uh, alveolatura piccola e fitta. Queste sono le due differenze caratteristiche uno della biga e l'altro del Polish. Autolisi, mh, ho visto che ci sono altre domande anche prima, ne parlerei fra un po'. Allora, qua c'è Pietro De Rosa che domanda: impasto per una sola teglia mm. dopo puntata TA, temperatura ambiente? Santa patata. Appretto a temperatura controllata è consigliato dare un altro giro di pieghe a freddo. Si va direttamente in stesura una volta stemperato il panetto. Allora, tante domande ti farei. Io la prima è perché fai la puntata a TA. Cioè, se non capisco perché. Comunque, va bene. Hai scelto quella strada, va bene anche questa. Non è un problema. L'appretto lo fai a temperatura controllata quindi te ne vai in frigo è consigliato fare un altro giro di pieghe a freddo si va direttamente in stesura dipende dalle condizioni del panetto se il panetto quando tu lo tiri fuori avrà la forma bombata ancora perché viene dal frigo e non ha avuto modo di rilassarsi allora vai in stesura e ti direi di più non andare manco a farla temperare stendi a freddo la pizza stesa a freddo e cotta quando è ancora abbastanza fredda ha un'esplosione in forno da paura molto maggiore di quella fatta a temperatura ambiente. Quindi perché ti devi perdere questa chance, questa occasione bellissima di avere uno sviluppo maggiore? Portatela a freddo. Considera che molti panettonisti, e sto parlando di gente cazzuta, consigliano di tenere l'impasto in frigo. Una volta fatto il panettone finito il panettone messo nei piriottini... Siamo bloccati? Lo dice Ma mi muovo? No, funziona, dice Lorenzo. Allora si bloccato solo a un qualcuno. Io vedo, ok, Alessandra, tutto liscio Rosario. Vabbè, Grazie. Sì. Solo a quella lento, persona, vabbè. va bene così quindi dicevo, alcuni panettonisti, dopo aver fatto tutta la procedura completa del panettone, quindi hanno fatto la, la, la puntata, hanno fatto lo staglio, hanno fatto tutte le pieghe, la pirlatura, hanno preparato il palloncino e poi l'hanno messo dentro il pirottino, quando il, hanno fatto la seconda lievitazione, che è anche quella, diciamo, un po' più, quella che ti genera un po' di, di apprensione, no? ecco, quando hanno finito quella la passano mezz'ora, 40 minuti in frigo per stabilizzare la struttura dell'impasto per dare poi l'opportunità ai gas di crearsi ancora una piccola pressione e di for formare una sorta di pressione aggiuntiva che poi esploderà quando vai nel forno. Io te lo consiglio caldamente, non fare stesure con prima un passaggio a climatazione a temperatura ambiente e poi stesura in fornata, è un suicidio. Fai il contrario, tira fuori dal frigo, stendi subito fai tutta la solita procedura, ti renderai che conto che l'impasto è molto più compatto peraltro, quindi ti facilita la vita. Stendi, fatti un bel lavoro di allargamento, tutto bello preciso, avrai modo di non avere la pasta tutta sbracolata, tutta disuniforme, invece sarà molto composta, e poi quando sarai pronto condisci in forno subito, senza aspettare che torni a temperatura ambiente. Quel differenziale, quel delta di temperatura fra più bassa dell'impasto e la più alta che avrà nel forno quella delta maggiorato ti darà una maggiore apertura della pizza fioritura della pizza nel forno e sarà veramente consigliabile che tu lo provi per capire quanto è importante te lo ripeto lo fanno anche per i panettoni e eh, ho detto tutto oh, poi è consigliato dare un altro giro di pieghe mi domandi giustamente e eh, ti ripeto se il panetto è crollato sì. Se il paletto si è spiattellato e lo vedi morto dentro l'impasto, allora quello è inutile che lo stendi. Quello lo devi sicuramente fare almeno una piega singola. E io ti consiglierei di fare proprio quella forse. Eh? Perché se fai un altro giro di pieghe, tu gli togli tutti i gas, tutti i gas sviluppati fino a quel momento, con le pieghe ripetute: 4-5 pieghe per la tua. Tu lavori talmente tanto il pallino che quello in gran parte dei gas che aveva accumulato se li gioca. Invece tu lo. Lo rovesci sul banco, fondo eh, ben eh, coperto di, di farina a spolvera. Prendi l'impasto e pieghi l'impasto con una singola piega a due: cioè farai solo questo, fondamentalmente. Te lo prendi così, sollevi e chiudi. Sigilli i lati e quell'impasto sarà la tua pizza, quindi lo giri. Una volta piegata a due, lo giri in così e lo stendi, lo schiacci, lo ammacchi, lo stendi come faresti normalmente. Perché gli hai ridato con una singola piega a due un po' di forza. Non sarà la migliore delle pizze del mondo, ma dovrebbe aver, aver ripreso quella struttura che gli consente poi di non colare dappertutto quando la sollevi e la porti sulla teglia. Mm, mm. Quindi questa è una cosa bella, abbiamo imparato, questo mi ricordo, fu Maurizio Casa a darci questo consiglio e l'abbiamo provato. Salvatore D'Oronzo, prima ho dimenticato di rispondere alla domanda Autolisi Bigopolish. Ho risposto Bigopolish, non ho detto niente sull'Autolisi. L'Autolisi è un prodotto un po' particolare, è stato inventato da Raymond Calvert, Calvel, che era un panificatore francese che si è fatto tutto il Novecento. È nato nei primi anni del Novecento ed è morto dopo il 2005, non molti anni fa. Ed è stato una sorta di giorilli della francese fondamentalmente, molto attaccato alla qualità, molto attaccato all'utilizzo di alcune farine particolari all'interno dell'impasto da pane, lui si occupava fondamentalmente del pane, non gli piaceva la mollica sbiancata che aveva visto che era stata presa come piega negli ultimi anni, continuava a predicare il ritorno alla farina alla mollica leggermente eh, più ocra, leggermente più... Ambrata eh, che aveva come colore, quando si usavano farine un po' più naturali, meno spinte, meno tecniche, tanto arrivò a lui al punto poi di consigliare tutta una serie di modifiche e diventò anche famoso per questa sua campagna. Nell'arco delle sue attività, una delle cose che ha avuto maggiore successo da parte di questo Calvelle sono state due le cose importanti. Una, eh, ha messo a punto l'autolisi, nell'85 aprono, mh, diciamo, pubblicato un libro in cui descriveva tutto il processo, però già lo aveva inventato da qualche anno, quindi insomma, un bel lavoro ha fatto questo Calvet. Poi è stato anche eh, per altri versi noto, anche abbastanza avversato, un po' contrastato, perché appunto rompeva le scatole, era, era uno dei nostri fondamentalmente era uno. Di noi. E lui era eh, aveva messo a punto anche un sistema di gestione del lievito naturale che permetteva il rinfresco in condizioni un po' particolari, ma più rarefatto del solito. Cioè, Calvel che diceva: Raga, non ha senso che voi facciate un rinfresco ogni giorno se non dovete impastare ogni giorno. Quindi, cosa fate? Allungava, aumentava la quantità eh, di cibo che veniva dato al lievito. Mi pare 1 a 6, ma non mi ricordo, ma credo fosse 1 a 6. Eh, metteva. Eh, tre ore, credo se ricordo bene, a 26 gradi e poi tutto il resto lo metteva a 10-8-10 eh, gradi. Questo perché nelle ore che andava a fare a 8-10 gradi evitava di andare in frigorifero dove i lieviti a 4 gradi, una parte dei lieviti, una parte dei batteri andava a morire, si perdeva. Quindi lui diceva: non scendiamo fino alla temperatura frigo, scendiamo a una temperatura un po' più alta, leggermente più alta. Quindi invece di 4 gradi saliamo, scendiamo a 8-10 gradi e teniamoci in quel range in modo da mantenere tutta la flora batterica che abbiamo avuto. Però rallentiamola e lui sosteneva che con questa modalità di rinfresco si potesse arrivare a un rinfresco ogni 3 giorni. Ora io questo non l'ho ancora provato perché il mio lievito, il mio bellissimo lievito, sta bene ma non è ancora al 100%. Siamo molto vicini a questa condizione, ma io voglio aspettare che stia proprio al massimo. Fatta questa premessa su Caldel, parliamo dell'autolisi. Allora, l'autolisi è qualcosa che viene utilizzata fondamentalmente per attivare l'attività enzimatica. Gli enzimi si cominciano a lavorare. Sapete chi sono gli enzimi? Sono quelle specie forbicette che spezzettano le macromolecole. Spezzettano l'amido e si chiama eh, attività enzimatica dell'amido, ovvero amilasi, e spezzettano il glutine, che è una proteina, quindi si chiama proteasi. Spezzettano tutto. Questa attività inizia nel momento in cui l'acqua tocca la farina a secco non c'è, gli enzimi sono presenti ma sono inattivi, si attivano quando c'è l'unione acqua e farina. Quindi Calvel cominciò a dire, vabbè, noi può convenire eh, non avviare la lievitazione, ma avviare l'attività enzimatica bagnando la farina senza aggiungere né sale né lievito. E quindi creava una sorta di impasto, pasta morta viene chiamata tecnicamente, che era una, una pasta messa in autolisi, ovvero acqua, la farina si attivano gli enzimi e gli enzimi partono e distruggono cominciano a eh, lavorare le macromolecole quindi dagli amidi si va agli zuccheri semplificati a maltose a glucose eccetera invece eh, le proteine dell'amido si riducono a quelle condizioni di aminoacidi che sono i mattoncini basilari delle proteine e anche della vita peraltro sulla terra quindi questa cosa funziona perché c'è anche qualcuno che lo chiede dopo ecco mi pare che sia Ecco, Enrico De Palma dice, vantaggi reali o mito, in quali casi è davvero utile? Allora, alla seconda domanda ti posso rispondere, conviene per le farine più dure, cosiddette, perché c'è un'attività enzimatica che riduce un po' la, 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 la quantità di macromolecole presenti. Quindi, per esempio, farine con maggiore forza, farine troppo forti, vengono un pochino lavorate prima, quindi vengono messe in condizioni migliori per essere poi utilizzate. Mentre, farine già deboli, in Autolisi abbiamo un degrado della loro struttura, quindi non conviene utilizzarla. Ma è utile? Amico mio, la risposta obbligatoria da parte mia è dipendere da quello che vuoi avere. Eh, io vidi quando facevamo, all'epoca c'era un altro forum, dove facevano molto l'Autolisi, era andata di moda, e noi vedevamo questi ragazzi dell'altro forum che facevano delle attività di eh, di pizza, pizza, pizzavano e eh, facevano delle cose bellissime, delle pizze bellissime piene di macro. Ecco, allora se tu vuoi creare la macro, l'Autolisi può essere uno strumento che ti porta in quella direzione. Voi sapete che la macro ancora non abbiamo ben chiaro quali siano le cause che la determinano, se sia un fatto positivo o no. Diciamo che ormai è una di quelle cose che a noi piace vedere e quindi la consideriamo come un elemento. Da ammirare un elemento di qualità, ma non sappiamo se effettivamente sia qualcosa di indice di qualità, né sappiamo come ottenerla. Ci sono, diciamo, degli indirizzi di ma maggiore maturazione ci fanno pensare, ma non abbiamo una tecnica precisa. Ecco, l'autolisi sembrava indirizzare in quella direzione: l Autolisi aumentava la marca Io ho fatto delle pizze con Autolisi con delle qualità di, di Maco spaventose mai ottenute prima. C'è cioè una. Quantità di puntinatura fittissima, selvaggia, ma è ma bella 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 bella, però si è ripetuta due o tre volte e poi non l'ho vista più. Quindi eh, funziona, è vera, è un mito. Mm. Diciamo che non è che sia tutto sto cambiamento di vita, però un vantaggio grande ce l'ha è quello che riduce la, tem la tempistica di impastamento perché. Ma sapete che il glutine tende a formarsi da solo, il glutine comincia a formarsi nel momento stesso in cui acqua e farina si bagnano, si toccano e quindi ovviamente noi abbiamo una predisposizione del glutine a formarsi migliore e più rapida di quella che abbiamo senza autolisi. Quindi quando tu hai un impasto. In cui, per tua esperienza, sai che tendi ad andare verso un surriscaldamento dell'impasto per un eccesso di durata, allora falla l'autolisi, amico mio, sicuramente ti aiuterà a chiudere l'impasto un pochino prima con meno attività di impasto e quindi una temperatura un po' più bassa, meno rischi di surriscaldamento. Questo te lo posso, diciamo, dare come scontato è certo, falla bene, fai una serie di prove. Eh, normalmente l'autolisi di Calvella era. Eh, tutta la farina il 55% dell'acqua rispetto alla farina era una sorta di biga era un impasto che veniva fatto in maniera molto eh, parziale però io ho visto ho fatto delle attività di autolisi col 100% della farina e pari quantità di acqua e l'ho portata fino a 24 ore la durata di questo preimpasto dovrebbe dipendere da una serie di circostanze ma comunque non dovrebbe essere così lunga io l'ho estremizzata perché non ne potevo più di fare autolisi senza maco e quindi ho detto basta, lavavo la spacca, facciamo una 24 ore, L'ho messa in frigo in modo che ci fosse questa attività, però insomma, in qualche modo non ci fosse un rischio di degrado della farina in rancidimento, quello poteva essere un problema. Quindi, come è andata? Bene, direi provala se vuoi accorciare i tempi di impastamento. Per esempio, il panettone, molti lo fanno con autolisi iniziale: ci mettono tutti i liquidi e la farina, e questo comporta. Una fase iniziale un po' allungata di 20-25 minuti in cui tu hai un miglioramento poi nella fase di impasto. Nei tempi, mi sto ripetendo, vado avanti. Allora, Enrico De Palma, sempre lui ci chiede: qual è la differenza? Eh, fra l'altro, scrive: Qual è senza posto? Cara Enrico, io sono pieno di ammirazione per te perché hai fatto una cosa che pochi ormai sanno riconoscere: quindi, qual è senza posto? La differenza fra impasto per teglia e pala? Nessuna. L'impasto per teglia e pala non ha nessuna barra, nessuna, ovvero nessuna differenza, cambia soltanto la modalità di cottura. Nella teglia c'è la teglia, nella pala l'impasto va direttamente sulla pietra e quindi la botta di calore ricevuta dalla fonte del calore non ha nessun filtro. Mentre quando fate l'impasto con eh, la pizza in teglia, avete la teglia che è fredda va piazzata e si mette frappone fra l'impasto che sta sopra e la fonte del calore che sta sotto quindi la teglia forma un filtro ecco invece nella pizza alla pala questo filtro manca e quindi è più diretta la trasmissione del calore e il risultato normalmente è di una migliore crescita dell'impasto migliore crescita vuol dire più bolle che è quello che vogliamo noi quindi se volete l'impasto con una pizza ben arieggiata con fiorita, con ehm, grandi alveoli Cosa dovete fare? A, biga, perché è quella che l'aiuta, e B, cottura diretta sulla, sulla pietra e non con la teglia. Ok? Mm. Oh. Siamo addirittura d'arrivo, e siamo alle 8 meno un quarto, quindi diciamo che tutto sommato ci siamo regolati pure bene coi tempi. Francesco Calvanese mi domanda: posso fare staglio direttamente e poi gestire l'appretto fra frigo e temperatura ambiente? Sì, puoi fare lo staglio. Lui domanda direttamente: vuol dire saltare la puntata. In effetti, molti napoletani, se tu parli di napoletana, ti dico che molti napoletani facevano qualcosa di simile. Una volta fatto l'impasto e buttato sul banco, lo lasciavano rilassarsi per 10 minuti e poi procedevano immediatamente alla, allo staglio. Quindi diventava tutto appretto. Eh, frigo e temperatura ambiente è una scelta tua, tendo ad andare verso il frigo perché è una situazione più sotto controllo della temperatura ambiente, temperatura ambiente significa tutto e niente, va da 18 a 30, quindi figuratevi, temperatura ambiente può essere qualsiasi cosa, però sì, lo puoi fare, puoi fondamentalmente togliere la puntata e lavorare solo di apretto, non ti crea nessun problema, ho una splendida tortora che si è fermata qua vicino, mi piace la lezione. E, se lo stavi chiedendo per la teglia, eh, allora io comincio ad avere un po' di difficoltà, ma penso che anche lì tu lo possa fare senza problemi. Anzi, forse non sono ancora sicuro di quello che sto dicendo, ma forse è una piccola sorpresa per voi che è fatta proprio in questi termini. Mm. Maria Uffa mi domanda Percentuale di idratazione fra impasti fra forno a gas, a legna o elettrico? Allora... Uh, quasi nulle puoi fare la stessa percentuale di idratazione senza fondamentali differenze, tenendo presente che il forno elettrico è quello meno potente di tutti. Il forno elettrico quando va proprio bene, ma quasi mai ci va, stai sotto i 3 kW di potenza, di più non può andare perché voi sapete noi abbiamo questa limitazione dei 3 kW, quindi i forni elettrici normalmente rispettano questa limitazione e si tengono su 3 kW di potenza. Il forno a legna ne ha 15 di potenza, quindi voi vedete che la quantità di calore e la tipologia di calore erogati dal forno a legna sono ben migliori, ben superiori a una bomba nucleare, il forno a legna. Fra l'altro, sapete forse già che il calore si diffonde... Mi tolgo gli occhiali perché... Oh, maledizione, che splendida barbetta che c'ho, non è carino? Ok, il forno a legna ha... Una, eh, diciamo, trasmissione del calore ottimale. Perché? Il calore si diffonde attraverso tre canali. Si eh, fa conduzione, convezione e irraggiamento. La conduzione è, quando voi prendete, si fa attraverso i corpi solidi che entrano a contatto col calore della fiamma, eh, per esempio del forno a legna, ed è la platea riceve l'irraggiamento del forno, si surriscalda la platea, quando si poggi sopra la pizza, la pizza prende il calore della platea, quella è conduzione. La convezione invece l'aria calda. L'aria si surriscalda, tocca la, la pasta, la pasta si eh, cuoce e quella è convezione. L'irraggiamento è la luce, e ci sono là tutta una serie di gamma di frequenze della luce, quindi infrarossi, ultravioletti, quella luce visibile, c'è un mondo. <coughs> Il forno a legna le a tutte 3. ha una platea surriscaldata intorno ai 5 o 4,50 gradi, ha una temperatura dell'aria spaventosa all'interno del forno, ha una volta ancora più larga, che la volta insieme alla fiamma ti dà l'irraggiamento e va dall'infrarosso fino alle temperature più le, le frequenze più estreme degli ultravioletti, che sono quelle più alte. Quindi lì, chiaramente, se volete ottenere una pizza spettacolare, la più bella del mondo, vi dovete indirizzare verso la pizza con la cottura forno a legna perché è quello che ha maggior potenza. C'è una piccolissima differenza che conviene tenere a conto che è quella della pizza cotta nel forno a legna che ovviamente con temperature così estreme richiede una quantità di idratazione leggermente più bassa ma è secondo me un falso problema e forse riesco a darvene una piccola dimostrazione di qui a poco. Quindi la risposta è io non faccio differenze. Poi c'è sicuramente chi invece le fa, però diciamo che non è una regola universale. Ok? Giuseppe Tarantino ha dei dubbi e dice non ho chiaro, che alcune ricette del blog, quando si dice di fare dopo il primo impasto tre riposi, si intende le piegature? Guarda, non so chi ti abbia detto tre riposi, <ride> ma non se so, ne fanno tre di riposi. I riposi um, fanno le piegature, le tre la non i tre riposi no no non ho mai sentito questa cosa dei tre riposi e quindi eh, penso che si intende essere fa parlare di piegature le pieghe cosiddette pieghe fanno i tre perché la prima piega dà struttura ma dura poco la seconda aumenta la durata di quella struttura la terza la enfatizza al top di più diventa facile strappare l'impasto quindi fanno i tre e non ne fanno di più e con questo noi abbiamo Concluso, però c'è una piccola sorpresa che ho per voi e io sto aspettando di dirvelo perché voglio vedere che cosa sta succedendo. cioè, Non so se sapete che il responsabile di tante di queste cose che noi stiamo facendo è un certo tale Francesco Priori, Priori pure lui, lui addirittura è plurale come Priori. Pensate, boh, io sono un singolo Priori, lui ne è un Priore moltiplicato. Prendi la, metti no, 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 prepara nella eh? e allora, Francesco qualche giorno fa ha avuto un'intuizione delle sue è un ragazzo che ha diciamo è piuttosto impegnativa come amicizia l'amicizia di Francesco è un bel soggetto però vediamo che indica non farle sentire che cosa non farle sentire fai eh sì sì quello sì ragazzi mi dicono Rita che forse non sono stato molto espansivo nel farmi i complimenti per le domande, ma li faccio volentieri perché sono state tutte domande molto interessanti a cui è stato un piacere risponderti. Ti, ti chiedo di aspettare un secondo solo, finisco questo argomento. Quindi è stata veramente bella per me rispondervi. Soprattutto alcune domande erano veramente oltre il normale di bellezza, molte altre erano indice di una voglia di apprendere che, comunque, è una cosa raga, per cui vi dovete sentire orgogliosi. Eh, questo è, un, è una, eh, un passatempo sano, è un passatempo bello che noi facciamo, quindi le cose che stiamo facendo sono veramente di alta fascia, di, anche di eticità, voglio dire. Eh. Oh, fatta questa premessa, vi dico, questo Francesco Priori che vi dicevo prima a volte è un tantino impegnativo perché è un personaggio che ha le sue idee, eh, percorre i suoi percorsi, tutti particolari, a volte un po' tortuosi, però è veramente eh, un grande amico soprattutto grazie. ma anche lasciato a Berno di ma anche una persona che fa delle cose ogni tanto che sfiorano il genio beh allora abbiamo messo a punto grazie a una sua intuizione questo lo devo ripetere a vita eh, yeah. abbiamo messo a punto grazie a una sua intuizione perché lui ha avuto l'idea abbiamo messo a punto guardate questa cosa che è stata appena fatta guardate fatta ora 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 mentre parlavamo Vedete che meraviglia di pizza. Peccato che ci siamo scordati il basilico. Eh, vabbè, lo metteremo. Però vi dico, non lo so, Francesco, se riesce l'ho inquadrata correttamente. Mm? è bella. Vedete che bella va? struttura. Ecco, questa è una pizza con un bel cornicione. È anche molto leggera. Vedete sotto come è cotta alla perfezione. Insomma, un po' così, mi dicono dalla regia un po' così, sì, è cotto da verde. Comunque sta benissimo, lui sostiene che deve essere abbassato. Un po' di, di, diciamo, di nero non è un problema, soprattutto sotto. Però, sì. raga, qual è la caratteristica? Vedete che bel cornicione, non è un canotto. Ma perché noi non l'abbiamo voluta stendere a canotto? A canotto si può stendere, si riduce la parte centrale, si aumenta la quantità di pasta sul cordolo e si ottiene il canotto, perché questa è la biga che porta a questo risultato vedete adesso si toglie da me e va vedete che bella struttura questa è una struttura da biga vedete anche una, un un inizio di maco anche una bella cottura molto uniforme molto bellina questa pizza veramente una gran bella pizza beh che ha di particolare è una biga voi lo sapete forse già che Giorilli prevede la codificazione della biga a 18 ore guardate è bella eh? anzi se mi dai le forbici che forse stanno lì, no? Forse li devi prendere lì. Eh, facciamo anche una microsezione così vi facciamo vedere. Ma qual è la caratteristica? Che dicevo, Giorilli ha codificato la biga, ha detto la biga Giorilli è quella che si fa in bassa idratazione, si mette a 18 gradi per 18 ore e abbiamo la biga. Poi tu vai a fare l'attività successiva, ti avvi intorno alle 21-23 ore, quella è mediamente una pizza fatta con la biga, anche 24 ore. Quindi una biga si fa in 24 ore. Questa è stata fatta complessivamente in 6 ore. Anche meno, perché anche non avevamo meno. i tempi. In questo caso non ce l'avevamo, siamo sui 5 ore. Raga, 6 ore per fare una pizza, ma anche 5. Dal momento in cui abbiamo iniziato a in impastare, dal momento in cui abbiamo steso. Capito? Allora, raga, avere una pizza come questa, con una qualità tipo questa, e averla in 6 ore. Il giro e ve lo mostro ditemi voi aspetta che si vede bene? aspetta aspetta. no non puoi inserirlo quello dimmi solo se si vede o devo avvicinarla? Si avvicina avvicina eh si si vede ora mm? ecco questa è una pizza con la biga ma non la biga in 6 ore tutta la pizza in 6 ore ragazzi sì, tutta la pizza guardate guardate connicione vuoto leggerezza no, assoluta vede, scusa, lo giro qua. leggerezza assoluta la prossima volta in questi giorni metteremo la ricetta a breve o oh, fra l'altro ragazzi questa guardami un po' adesso tu non lo so che è più bello guardare la pizza che non mi mi rendo conto, però, la cosa bella: qual è Lascia Non devi mettere il collo, non fa niente. Non fa niente. Eh, la cosa positiva è che noi nei prossimi giorni vi metteremo la ricetta e questa è stata fatta con la farina a due priori con questa procedura originale, quindi non è stata scopiazzata da nessuno. Ha messo a punto Francesco. Con il mio piccolo contributo, e quindi alla fine abbiamo ottenuto una maxi pizza che chiameremo due priori perché la farina è due priori. La pizza abbiamo inventata noi come procedura: il risultato, la chiameremo pizza due priori. Ed è una piuma, la chiameremo pizza piuma. È veramente uno spettacolo. Ieri l'ho offerta ai miei figli, c'è stata stupore, ammirazione, applausi, degustazione, commozione di tutto. Quindi vi consiglio caldamente di provarla. Nei prossimi giorni faremo forse anche un impastiamo tutti assieme con questa eh, pizza, così vi renderete tutti conto di che cosa si può fare con questo impasto. Fatto questo, sono arrivato alla fine della puntata e anche della prima stagione di mh, questa, questi mercoledì del Priore. Vi ringrazio ancora una volta, sono contentissimo. Mi fa piacere avervi salutato con questo splendido risultato finale. Vi anticipo che noi adesso ci andremo a mangiare, noi chiudiamo la diretta e ci andremo a mangiare questa magnifica pizza che vi mostro ancora sotto il mio viso, perché a un momento se la giro ancora casca.